Dica, deve essere sincero, un po' scomodo, però alla fine funziona. Signor Clinton, buongiorno, non vorrei disturbarla, ma sa com'è, non è una cosa che vedo tutti i giorni. Potrebbe spiegarmi perché è dentro al lavello? Figa, mi sono rotta la vasca, ci voglio andare in doccia, insomma, in qualche modo devo pur lavarmi. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, ragazzi, sono Flayne e bentornati, siamo qui su GTA 5 perché volevo parlarvi di alcune cose che magari qualcuno di voi non conosce su questo strambissimo gioco. Quindi, prima di cominciare, mi raccomando, un bel pollicione in su e un commento qua sotto con scritto il lavello. Direi che sia perfetto per quest'oggi. Boh, figa, anche se farsi lo shampoo con i lavapiatti non è la cosa più bella del mondo. E insomma, te ne lascia tutti un po' unti. Anche detersivo, insomma. Comunque, lasciando perdere questi imbecilli, signori, per la prima cosa dovremmo andare direttamente alla falegnameria. Vi ricordo, come sempre, che va di là, alle 21, al martedì, al giovedì e al sabato su Twitch. Mi trovate nel link bloccato sotto nei commenti. Se volete, perché no, iscrivetevi. Già che ci siete, se vi va, seguitemi anche su Instagram. Trovate sempre tutto quanto sotto. Qui ci siamo, questo è il punto che ci interessa. Adesso GTA ha fatto il marpione, si è aggiornato senza che io gli dessi il permesso e in pratica mi ritrovo con una versione che non so se ha fissato queste cose. Incrociamo le dita, speriamo di no. Comunque, qui, signori, dovrebbe essere possibile bucare la mappa. Ed è proprio qua. Se io cerco adesso di fargli uno scatto, se ci fate caso, le mani entrano oltre questo muro. Piccolo tips che può essere utile per fare sta roba, raga, saltando e premendo il tasto con cui diamo dei colpi. In questo caso io c'ho R perché sono sul PC. Vedete? Fare una specie di ragdoll. Quindi utilizzeremo questa roba per riuscire a uscire dal muro. Volendo si fa anche senza, però dovresti tipo correre e andare a sbattere. È un pochino più complicata la cosa. Mentre qua si salta, si preme il tasto e riusciamo tranquillamente a entrare nel magico mondo di quello storto treno. Posso girare qua in fondo. Chiaramente se io dovessi andare oltre questa roba cadrei, comincerei a volare e mi ributterà sulla terraferma. Qui non so se posso uscire, non ci ho provato, ma attualmente vorrei finire di esplorare questa zona. Online non so se troveremo la morte. Penso di no. Cioè magari da questa parte verso destra sì, ma qua secondo me lo calcolo ancora dentro la mappa, quindi non dovremmo avere questi grossi problemi. Veramente tantissima roba per uscire. Sono tranquillamente passato di qua, quindi volendo tutti quanti i bordi possono essere, diciamo, là. Ragazzi, è molto facile entrare. Vi ho detto del ragdoll, ma basta anche solo saltare e sbattere la faccia qua attaccato, vedete? Tranquillamente entra, è più facile di quel che sembra. Comunque, signori, lasciando perdere queste cose, volevo vedere se era possibile magari aggrapparsi sopra sto coso, lo può fare. Passiamo con la prossima roba. Dovremmo andare nella zona, appunto, qua, vicino a quest'ingorgo, in questa casa. Perché succedono cose che non dovrebbero succedere. Ora, sappiamo che GTA è un gioco di prospettive, ok? Da come si guarda il gioco, possono succedere determinate cose. E nel corso di questa serie ne abbiamo viste veramente, veramente tante. Ora con vetro, vedete? Io vado qua sopra, metto Franco parato anche dietro questo vetro. E come vedete, io ho l'alone dovuto al sole che rompe le balle e ho Franco al di là. Ma c'è un vetro di un terrazzetto, di un balconcino, diciamo, che agisce in un modo decisamente strano. Molto gentile, signora. E parliamo del vetro dove è piegata quella donna. Vedete che al suo interno è tutto così strano? Lei è messa qua, ha tutti dei colori sbagliati. Qua è il colore del legno, qua è come si vede oltre questa roba. Sembra come entrare in un mondo, non lo so, in bassa qualità, anni 50, anni 60, non saprei. Oh, figa, la vedo molto triste, mi si voglia una banana. Franco, se non stai zitto, santo Dio. Prendiamo Franco, mettiamolo qua in cima. È scomparso, mi dispiace. Dai, figo, ma che pa. Stavo dicendo, guardate, vedete anche Franco. Così è normale e così è praticamente visto oltre questo vetrino. Che ha un po' l'effetto che hanno certi occhiali, anche se in questo modo è distorcere decisamente tanto la realtà. Vedete, trasformerà tutto quello di là in un qualcosa di davvero, davvero strano. Non so se possiamo romperlo, ci proviamo, ma sembra di sì. Vediamo se oltre il buco si vede normale oppure no. Sembra di no. Nonostante il vetro rotto, ciò che passa di là, si poteva vedere dal cespuglio, che non era proprio verde, diciamo. Vedete, passano e sono sempre assolutamente uguali. Cerchiamo di romperlo del tutto, a vedere se è possibile creare qualcosa, un buco, un qualcosa di parallelo, non saprei. C'è un secondo mondo dentro questo vetro. Assolutamente no. Non cambia nulla, tutto rimane uguale. Volevo vedere se c'erano altri vetrini fatti così. A quanto pare, io comunque qua non ne vedo. E ok, lasciando perdere i mondi segreti anni 50 che ci vengono proposti dalla Rockstar, devi passare con la prossima cosa. E ci serviremo di una moto e di un muro, preferibilmente liscio. Ho già fatto una clip perché, insomma, è una cosa che è abbastanza semplice da fare. Ma io quando registro ho tipo una specie di maledizione. Sembra che non debba mai andare nulla per il verso giusto. Richiamoci qua alla puerta. Dovrebbe esserci un muro qua tranquillo. Unica pecca di questa zona è l'elicottero, che è veramente insopportabile. Prendiamo una moto perché è possibile, diciamo, fare un baghettino con questa. Mi prendo una bella Bati ed è una specie di bug che ci permette di saltare con una moto questa roba qua. È molto semplice. Dobbiamo accelerare impennando e non appena siamo tipo a pochi centimetri dal muro dobbiamo frenare e premere l'impennata dietro. Molto molto semplicemente. Ora mi toglierò il moltiplicatore per riuscire a mostrare meglio questa cosa. Servono, come ho detto anche prima, più test perché è semplice, ma fino a un certo punto diciamo che devi coordinarti bene con...
esattamente, con l'impennata e con la, diciamo, impennata dietro. Però come avete visto, signori, un bel saltino e siamo finiti qua sopra con la forza immaginaria di Star Wars. Per chi non ci credesse, raga, potete provarlo, è veramente veramente semplice e potete saltare tutti i muri che volete. Chiaramente devono essere lisci, cioè deve esserci comunque la possibilità di poterlo saltare. Voglio vedere se ne trovo un altro, tipo potremmo provare con questo, anche se lì c'è un piccolo muretto che potrebbe rendere un po' troppo difficoltosa la cosa. Potrei provare qua, ma non è proprio la cosa più semplice di questo pianeta. Quindi arriviamo, impegniamo e appena siamo qua è andato anche qua, non me l'aspettavo. Bellissimo. Detto ciò, possiamo passare tranquillamente con la prossima cosa. Ripeto ancora una volta, voi dovete accelerare e impennare, e non appena siete a un centimetro dal muro, tipo esempio qua, dovete premere la retromarcia e l'impennata dietro. Lui magicamente farà quella roba e volerà. Molto molto bello, signori. Prossima cosa, ringrazio Andrea per avermela consigliata, e dovremmo andare direttamente qua all'aeroporto, vicino alla zona di Devin. L'aeroporto, come sappiamo, è un posto ben chiuso quando spawnano i cancelli, chiaramente. Ok, noi siamo dentro, il cancello aperto, è tutto bellissimo. Una cosa molto simpatica avviene mediante il taxi. Come avete visto, Michael, quando riceviamo una chiamata da tassista e l'accettiamo, si blocca il cancello di casa sua. Non si sa per quale motivo, ma il taxi e il suo cancello sono collegati. Ebbene, dovrebbe succedere la stessa cosa qua. Come sempre mi è scoppiato il gioco e praticamente mi si è buggata la parte del cancello. Quindi se io dovessi, buongiorno, venire qua, il cancello sarà sempre aperto. Ma questa cosa possiamo vederla anche con la barra. Ora io sto passando, la barra non appena mi vede si alza. Se io dovessi invece accettare la chiamata del tassista, perfetto, Franco parla, questo resterà bloccato, non si alzerà più. Fa la stessa cosa anche questo cancello, che oggi si vede che è in sciopero. Detto ciò, passiamo con la prossima cosa. Quanti di voi magari non hanno le mod, sono su console e vorrebbero entrare in casa di Michael De Santa per approcciare quello splendore di sua moglie? Nessuno, penso. Ebbene, io però vi dico come fare. Quindi se qualcuno volesse per caso farsi del male, possiamo entrare in tutti i garage dei personaggi che vogliamo, anche se il personaggio che utilizziamo non è in questo caso Michael, Trevor, eccetera eccetera eccetera. Ho menzionato Amanda perché mediante il garage di Michael possiamo entrare in casa e possiamo appunto visitare tutto quanto. Molto brevemente, signori, noi dovremmo avvicinarci qui. Guardate, io non ho mod particolari, non dovrei nemmeno entrare in casa di Michael con questo, esatto, con questa versione di GTA. Io non posso fare un tubo. Tutto ciò che dovrò fare per entrare qua sarà cambiare personaggio sul corrispettivo della casa, se non ricordo male. Adesso io sono Franco, divento Michael, dopodiché ritorno immediatamente Franco. Il gioco dovrebbe rincoglionirsi e in pratica permettermi di girare in casa con Franco. Qua schipiamo il tutto, c'è il mostro, per fortuna possiamo schivarcelo con Franchetto. Adesso Michael arriva qua, ritorniamo Franklin, appena il gioco chiaramente ce lo permette. Vamos! E dovrebbe aprirsi inspiegabilmente, vedete? E questo lo farà con Trevor, lo farà con Michael, lo farà con Franco, con tutti quanti. Vedete, io qua sono in casa con Amanda. Salve signora. Ma Amanda era con Michael fino a un secondo fa. Tutta questa roba è legit del gioco, cioè io non ho moddato nulla. Noi qua possiamo vedere nel modo più assoluto un chiaro rincoglionimento del gioco, che ci piace così comunque. Ciao Amanda, salve. Ma sta qua è sempre in mezzo alle palle con la sua spugna. Ciao Tracy. Vabbè, Tracy non c***a nessuno, quindi. E se qualcuno volesse uscire, chiaramente non mi sembra sia aperta la finestra qua. Esattamente, questa è chiusa. Basterà semplicemente ritornare vicino al garage e cambiare con Michael. Potremmo così entrare in casa De Santa con Francone. Possiamo farlo anche col garage di Trevor, come vogliamo. Torniamo a Michael. Il mostro dovrebbe essere ancora qua presente, c'era fino a un secondo fa. Teoricamente fa questo giro, arriva qua, poi si blocca o scompare. Ritorniamo Franco, si aprirà il garage e così riusciremo a uscire. Bellissima questa cosa, signori, assolutamente da trofeo doppia manda per quello che abbiamo visto. E passiamo con la prossima cosa. E ringrazio JJ Chuck per avermela consigliata, non avevo mai notato questa particolarità del gioco. Succede in tutti i guardrail, utilizziamo questo che abbiamo anche portato di mano vicino alla casa del signor Clinton. Come vedete il guardrail è fatto così, ok, c'è il suo paletto di legno e io riesco a andarci sopra perché chiaramente ha la collisione e quello è quell'altro. Poi Franco ha dei problemi, ma insomma sorvoliamo su questa cosa. Oh, figa, deve essere colpa dello sciampo con il detersivo. Comunque sapevate che questi paletti, inspiegabilmente, ma non solo questi, come ho detto prima, tutti quelli presenti a Los Santos non hanno collisione con le moto? Le moto possono tranquillamente entrarci dentro. Quando abbiamo visto Franco prima ribaltarsi toccandone uno, andarci addirittura sopra, con la moto no. Poi lasciamo perdere la gamba che passa di là dal guardrail. Vorrei provare con la macchina, vediamo un po' se anche con la vettura stessa cosa. Ultimo test con la bicicletta. Comunque questo succede con tutti i guardrail, probabilmente per evitare degli incastri particolari, perché su GTA tutti tentano di fare tutto, quindi non sarebbe difficile questa roba, nemmeno la bicicletta. Detto ciò, passiamo con la prossima cosa. È una piccola curiosità, signori, che riguarda il finale C, ovvero il finale canonico di GTA 5. Se dovessimo finirlo e facessimo un'uscita unica tra Trevor e Michael, Michael si offrirà di dividere la sua parte dell'ultimo colpo con Trevor, perché vuole che lui stia bene, insomma faccia la bella vita, eccetera eccetera eccetera. Trevor mi sembra vada a rifiutare, e di più non so. Comunque sono dei piccoli dialoghi che si possono appunto tirare fuori, non subito ma girando un po' con questo duo. Detto ciò, passiamo con la prossima cosa. Ringrazio Manuz per avermela consigliata, ed è uno di quei posti segreti, no? Vi ho fatto una serie un po' di tempo fa dove vi mostravo alcuni punti segreti dove è possibile fare certe cose su GTA. Uno tra i più famosi, appunto, possiamo trovarlo qua, che è il cespuglio, dove tu arrivi in questo punto, ti butti qua dentro e riesci a girare tranquillamente dentro. Ce n'è un altro, questo non lo conosco.
conoscevo. E dovremmo andare precisamente qua, nella zona dei Lost, proprio qui. Quindi andiamo direttamente con Franco e saltiamo dentro sta zona. Sapevamo tutti che era possibile nascondersi qua dentro, dentro sto garage, per perdere guardie, anche se non ricordo se venissero dietro, se ci cercassero ugualmente oppure no. Ebbene, non c'è solamente una zona per le macchine, ma c'è anche questo locale. Locale, insomma, stanzettino, ok, che può essere utilizzato per nascondersi. Non so se le guardie siano programmate per entrarci. Proviamoci intanto. Mi hanno visto? Così dal nulla? Loro ti spottano ugualmente. Però ci sta. Detto ciò, signori, direi di passare direttamente con la prossima cosa. Come tutti sappiamo, ucciderci ci porterà all'ospedale più vicino. In questo caso prendiamo Franco, tiriamogli il collo e dovrebbe andare in quell'ospedale lì poco più sotto. Non quello di Groove, ma quello dell'autostrada. Esattamente. Sapevate che c'è un modo per buggare la rinascita del personaggio? Tutto quello che dovremmo fare è rigiocare una partita a caso. Ora, esempio, io vado qua, mi rifaccio una missione, possiamo farci padre e figlio, esempio. Diciamo che in questo modo possiamo decidere dove rispawnare, ok? Qui saltiamo tutto il filmato, che è assolutamente inutile. Andiamo direttamente in macchina di Michael. Jimmy non ci ha ancora chiamato, buttiamogli giù. Adesso noi siamo in macchina con Michael. Se dovessimo morire in un punto diverso durante una partita rigiocata e dovessimo tornare Franco, uccidendoci ci riporterà all'ospedale dove siamo morti nella missione rigiocata. Come vedete, io sono a Sandy Shore. Franco è morto ed è andato all'ospedale, che all'incirca mi sembra è in questa zona, più o meno, dove c'è l'autostrada. Qua, ok. Frank è qua, noi siamo qua. Ora mi ucciderò con Michael e quando mi chiederà di rigiocare la partita gli dirò di no. Facciamo esci, andiamo su, abbandona la missione e ritorneremo con Francone, che come abbiamo visto è sotto là in quel porticato. Siamo ritornati Franco, eccoci qua. Adesso uccidiamoci, magari con una bella mina. E teoricamente, se tutto va come deve andare, dovremmo andare a Sandy Shore. Vediamo un po', rullo di tamburi. Dove lo abbiamo Franco? Dove abbiamo Franco, signori? A Sandy Shore. Siamo ritornati qua, come è successo in quella missione. Non so per quale motivo sta cosa, però raga, è veramente strampalato il mondo di GTA 5. E questa è la chiara rappresentazione durante anche un tempo da omicida. Davvero inquietante. Raga, prossima cosa, va là che è decisamente meglio. E sono tre le armi corpo a corpo che possiamo trovare in tutta quanta la mappa di GTA. E la prima dovrebbe essere, se non erro, in questo punto. Qui dovrebbe esserci il piede di porco. Chiaramente non so il punto preciso, ma dovrebbe essere in questa zona. Dove sei, piede di porco? Qua sotto magari? Da questa parte? L'ho raccolto. Si è sentito. Piede di porco, ok, non lo vedevo, era qua per terra. Una è questa. La seconda, signori, che possiamo avere è nella zona qua del campetto da calcio, sugli spalti, o meglio, dietro gli spalti. E abbiamo, dov'è? È qua, perfetto. Vedete la mazza da baseball e siamo a due. E la terza che possiamo avere l'abbiamo nella zona del golf club. Possiamo prenderla semplicemente menando le persone, perché se trovassi uno con la mazza non dovrò fare altro che piantargli una mazzata sul cervello. E questo dovrebbe lasciarmi la mazza da golf, che non sembra essere intenzionato a mollarla. E allora meniamo qualcun altro. Vedo fare un massacro per ottenere una mazza da golf. Quelli sono i nostri uomini. Bravo Franco, ce l'abbiamo, vedete? Eccola qua. Basta menarli e possiamo avere queste tre, solo loro. Detto ciò, passiamo con la prossima cosa. Come sappiamo, GTA è un gioco rotto, un gioco completamente sfasciato. Un po' come la testa di Franco quando precipita da un'altezza incredibile e va a sbattere la testa. Non so se è immortale o meno. Forse è meglio darci un'occhiata per evitare problemi. Ole, perfetto. Diciamo che sì. Ebbene, dovrebbe succedere una cosa davanti al primo teatro di Los Santos, che tra l'altro è una cosa che molti non sanno, signore, che ce ne sono due. Cioè, sia un teatro qua, sia un altro sputato da questa parte. Che, ok, a volte si confondono, a volte quella, a volte quell'altro. Però sono due teatri completamente diversi. Sembra una c***ata, ma molti li confondono. Comunque, ritorniamo a questo, che è quello che ci interessa. Perché, come vedete, abbiamo la biglietteria, abbiamo la zona del caffè, eccetera, eccetera, eccetera. Stranamente, come vedete qua, non abbiamo nessuno. Passando a tutta velocità davanti a questa biglietteria, dovrebbero spaventarsi, chi non lo so, i fantasmi, forse. Non ho proprio idea, adesso proviamo. Dovrebbero mettersi a urlare, poi non so se hanno passato questa cosa. Vediamo un po'. No, non sembrano farlo. Passiamo nuovamente, non fanno un tubo. Però dovrebbero mettersi a urlare. Chiaramente non so se devi raggiungere 8 km orari, non ho proprio idea. Ma tosta che dovrebbero mettersi a urlare. Magari lo fanno nelle versioni precedenti. Qua io non sento alcun verso. E va bene, raga, lasciando perdere questa cosa, siamo arrivati anche con l'ultima roba tra le cose di quest'oggi. Per chi non lo sapesse, appunto, a Los Santos sono presenti, parlo Los Santos, la città, non parla appunto, compreso anche Paleto Bay e Sandy Shore, 4 ospedali, anche se ne sono attivi solamente 3. Usciamo con Franco. Il primo possiamo trovarlo in questa zona qua, precisamente dove abbiamo l'autostrada. Ora non so cosa sia successo, ma tutto bene, Franco, penso di sì. Comunque, il primo ospedale che abbiamo l'abbiamo qua, a Rockford Hills. Il secondo è questo qua, che abbiamo nella zona dell'autostrada, dove siamo arrivati anche prima. E il terzo l'abbiamo nella zona qua, vicino a Grove Street. Quindi qua c'è la cosa, dovrebbe essere questo qua, se non erro, quello di fronte all'obitorio. Questi sono i tre ospedali di Los Santos. Ebbene, non tutti sanno però che in realtà sono 4. Uno non è attivo ed è nella zona vicino ai pompieri, che dovrebbero essere qua, se non erro. Qua c'è la casa di Lester, quindi dovremmo essere in questa zona. Andiamo con Franco, ecco.
Ecco qua, vedete, qua c'è la zona con i pompieri e qua dietro abbiamo un altro ospedale. Vedete, For East Los Santos abbiamo questo ospedale. Chiaramente qua c'è il parcheggio, un po' rudimentale, tutto in funzione apparentemente. E qui dovrebbe esserci l'ingresso, un altro parcheggio. Ci sono dei medici, vedete, dottore, questa è un'infermiera. Qui ne abbiamo un'altra, lì c'è un tossico. Ma cos'è, un barbone? Ah no, mi scusi signora, ma c'è un'altra tizia, vedete. Qua ci sono tutti i vari, appunto, settori, le cose dell'ospedale, quelle e quell'altro. Ed è un ospedale in tutto e per tutto. Però il nostro personaggio qua non ci può entrare, completamente tagliato fuori dall'esistenza di questa struttura. Se voglio vedere se è qualcosa di esplorabile, magari c'è una porticina strana, non saprei. Qua c'è addirittura un buco, quindi va bene. Però diciamo che questo è l'ospedale dimenticato da Cristo. Ora cerco di uccidermi, così da capire che proprio non ci vogliono qua, ci odiano, ci sputano in faccia. Siamo un passo da un ospedale, ma no, arriverà un'ambulanza per portarci direttamente nella zona vicina a Grove Street. Tutto ciò è veramente incantevole, signori. E questa era anche l'ultima tra le cose di quest'oggi. Spero vi siano piaciute. Se ne conoscete alcune, lasciatemele scritte qua sotto nei commenti, oppure ancora meglio in privato su Instagram. Trovate tutti i vari link sotto nei commenti. Qua volevo vedere se c'era qualcosa di strano, magari dimenticato anche lui, ma non sembra. Detto ciò, un pollicione in su per supportare la serie. Ringrazio il signor Clinton per essere stato più che, insomma, malleabile. Oh, figa, solamente perché il lettere si è mandato alla testa. Ecco, bravo. Veda di non ammazzarsi. La saluto e tante belle cose. Vai su di qua. Oh, niente, neanche una texture hanno dimenticato.